Diamo a tutti voi un cordiale saluto di benvenuto al terzo giorno del nostro seminario. L'argomento di oggi è come possiamo fare per rimanere fedeli agli insegnamenti di Cristo e alla sua vera Chiesa. Oggi esamineremo la risposta che dobbiamo dare alla grande apostasia, così come nostro Signore Gesù Cristo richiede da ciascuno di noi per poter rimanere fedeli a Lui. Cosa dovremmo fare considerato la grande apostasia che sta avvenendo nella Chiesa? Esploreremo vari messaggi del Libro della Verità che parlano dell'importanza di rimanere fedeli ai veri insegnamenti della Chiesa e di difendere la verità di fronte alla persecuzione, indipendentemente da quanto sarà difficile. Proseguiremo con la crociata di preghiera e per finire reciteremo il Santo Rosario. La grande apostasia. La nostra risposta. Istruzioni dal Libro della Verità. Per aiutarci a rimanere fedeli ai veri insegnamenti della Chiesa durante questo tempo di grande apostasia, abbiamo messo in evidenza 9 sollecitazioni o avvertenze che si trovano nel Libro della Verità, le quali possono aiutarci a rimanere fedeli a Dio durante questo tempo. La prima sollecitazione o avvertenza è quella di riporre la nostra completa fiducia in Dio. Il nostro primo messaggio, tratto dal Libro della Verità, è datato 17 agosto 2011, dal titolo Come chiedermi aiuto per risolvere le vostre preoccupazioni. Come riporta la nota a margine, la frase Confidate in me è menzionata nel Libro della Verità 175 volte, così che ovviamente è molto importante che seguiamo le istruzioni di nostro Signore. Mia amatissima figlia, le grazie versate su di te vengono date per renderti ancora più forte in quest'opera, trasmettendoti una maggiore fiducia. La fiducia in me, figli, è molto importante. Sì, porta molta gioia al mio sacro cuore, quando sento il vostro amore per me. Tuttavia, è solamente quando voi confidate veramente in me e lasciate andare tutte le vostre preoccupazioni, passandole a me, perché io me ne possa prendere cura, che potete sentire un senso di vera pace. Moltissimi dei miei figli pregano per delle speciali intenzioni. Io ascolto ognuna di esse. Voi però, quando mi pregate per qualcosa di molto importante, dovete lasciare andare tutte le vostre paure. La paura non ha origine da me. Ve la trasmette Satana in modo da tormentarvi. Non lo capite? Quando voi avrete paura di qualcosa, che sentirete come una morsa sulla vostra vita, sappiate che più paura avrete, più il problema si inasprirà. Solamente quando vi fermerete e mi direte, Gesù, ti consegno con fiducia tutte le mie preoccupazioni per questo problema, in modo che ora sia tu per risolverlo secondo la tua santissima volontà. La vostra mente potrà raggiungere la pace. Questo è ciò che intendo per fiducia, figli. Confidare in me significa che voi mostrerete di avere una grande fiducia. Fidatevi di me. Io sono morto per i vostri peccati, per ciascuno di voi, anche per voi che ora vivete in quest'epoca. Perché non dovreste fidarvi di me? Vi amo come nessun'altra creatura su questa terra. Nessuno può amarvi né vi amerà come vi amo io. Questo ricordatelo sempre. Andate ora in pace e amore. Io sono al vostro fianco, mattina, pomeriggio e notte, aspettando solo la vostra richiesta. Il vostro caro amico e Salvatore, Re di Misericordia, Gesù Cristo. La seconda avvertenza
è quella di purificare le nostre anime. Il nostro prossimo messaggio è un'avvertenza per purificare le nostre anime ed è tratto dal Libro della Verità, datato 6 luglio 2011, dal titolo L'importanza dei sacramenti, il matrimonio e la prima santa comunione. Mia amatissima figlia, osserva ora come la fede dei miei figli comincia a crescere e a fiorire. Mentre vi è molta oscurità nel mondo, la luce dei miei seguaci diventa di giorno in giorno più luminosa a motivo della fiamma dello Spirito Santo che è discesa su tutto il mondo. Oggi, figlia mia, desidero rammentare a tutti i miei seguaci l'importanza della preghiera per alleviare la sofferenza nel mondo. Le vostre preghiere stanno ora aiutando ad impedire molti dei disastri globali profetizzati. La preghiera è il più potente remitivo e quando viene recitata in favore degli altri, essi vengono esauditi. Mentre io sono felice di quelli che hanno una fede forte, temo ancora per coloro che sono ostili alla mia luce divina, la verità. Molte persone ora vagano in giro per il mondo come se fossero in uno stato di torpore. Niente dà loro pace, niente porta loro gioia, nessuna quantità di beni materiali allevia il loro dolore. Le loro anime vuote sono perse. Per favore, pregate per loro. Figlia mia, per favore, prega per il mio vicario Papa Benedetto, poiché è circondato da forze massoniche, che ora stanno facendo di tutto per detronizzarlo. Queste forze malvagie si sono infiltrate nella mia Chiesa, sin dal Concilio Vaticano II, ed hanno annacquato i miei insegnamenti. Sono state approvate molte leggi che mi offendono, in particolare la presentazione della mia Santa Eucaristia da parte dei laici. La mancanza di rispetto mostrata a me e al mio Eterno Padre attraverso le nuove leggi volte ad agevolare la società moderna mi hanno fatto piangere di tristezza. La Santissima Eucaristia deve essere ricevuta sulla lingua e non contaminata da mani umane. Eppure questo è esattamente quello che i miei servitori consacrati hanno fatto. Queste leggi non sono state approvate da me nello spirito. I miei servitori consacrati sono stati condotti lungo una via che non è in linea con gli insegnamenti dei miei apostoli. Oggi i miei sacramenti non sono presi molto sul serio, specialmente da coloro che richiedono i sacramenti del matrimonio e della prima comunione. Il voto del matrimonio è molto serio, poiché ricordate che è un sacramento e viene fatto in presenza di Dio, il Padre. Eppure per molti è solo un fatto di materialismo e di orpelli esteriori. Molti di coloro che ricevono il sacramento del matrimonio in seguito non riconoscono più la sua importanza. In tanti infrangono i loro voti molto facilmente. Perché fanno così? Perché si impegnano a parole per questa unione santissima solo per separarsi subito dopo? Questa è la presa in giro di una delle più importanti unioni benedette dalla mano del mio Eterno Padre. Un gran numero di persone non prestano alcuna attenzione alla volontà del Padre mio, secondo la quale nessun uomo dovrà successivamente fare a pezzi una tale unione. Eppure molte persone ricorrono al divorzio, che è una legge non riconosciuta dal Padre mio. Il divorzio è un modo semplice per fuggire dalle vostre responsabilità. Tutti i matrimoni vengono realizzati in cielo. Nessun uomo può distruggere
un matrimonio senza offendere il padre mio. Ricevere per la prima volta il mio corpo nel sacramento dell'Eucaristia è un altro esempio di come io sono deriso. Sono moltissimi i genitori che non fanno alcuna attenzione all'importanza per i loro figli di ricevere il pane della vita. Sono più preoccupati a come sono ben vestiti i loro figli, piuttosto che al dono meraviglioso che stanno ricevendo. Questo dono li condurrà alla salvezza. Eppure il materialismo che circonda l'evento non ha nulla a che fare con le loro anime. Per me la parte più triste è che a questi bambini non viene detto niente su di me. L'amore che ho per i bambini è onnicomprensivo. Quando ricevono la Santa Eucaristia nella piena consapevolezza di cosa stanno ricevendo, allora le loro anime diventano pure. Più mi ricevono in questo modo, più forte sarà la loro fede. Ricordate che senza i sacramenti la vostra fede diventa debole. Dopo un certo tempo, se la vostra anima viene privata delle mie straordinarie benedizioni, diventa dormiente. Tutta la fede in me e nel mio eterno Padre scompare nel tempo, lasciando solo un minuscolo scintillio di consapevolezza che divampa di volta in volta. Ritornate a me attraverso i sacramenti. Mostrate rispetto per i sacramenti nel modo in cui dovreste fare e di nuovo sentirete veramente la mia presenza. Ricordate che i sacramenti esistono per una ragione. Dal momento che essi sono le sostanze nutritive di cui avete bisogno per la vita eterna dell'anima, senza di essi la vostra anima morirà. Vi amo tutti. Vi prego di accogliermi come si deve, rispettando i sacramenti che vi sono stati dati in dono da Dio, il Padre Onnipotente, il vostro amorevole Salvatore, Re dell'umanità, Gesù Cristo. Quanto è facile peccare. Anche il messaggio che segue è un'avvertenza per noi, allo scopo di purificare le nostre anime, ed è datato 24 gennaio 2011, intitolato Quanto è facile peccare. Oggi, mia amata figlia, hai finalmente capito i pericoli posti in atto dall'ingannatore, non appena abbassi la guardia. La preghiera al mio eterno Padre, attraverso la coroncina alla Divina Misericordia, è importante per la santificazione della tua anima. Il peccato, mia amata figlia, è difficile da evitare. È più difficile raggiungere le mie grazie straordinarie di quanto lo sia evitare qualsiasi forma di peccato. Dal momento che sei stata chiamata a compiere questa sacra opera, tu sarai sempre un bersaglio del maligno, che in ogni occasione si prefigge di creare della negatività nella tua vita. Si servirà di quelli intorno a te, quali strumenti di attacco, motivo per cui devi sempre stare in guardia contro di lui. Non lasciarlo mai vincere, perché quando vince, egli riesce ad invadere le anime e provoca terribili dolori, angoscia e sofferenza. Egli fa in modo di frantumare l'amicizia, creare confusione, causare disperazione ed inculcare dei falsi ragionamenti nelle menti dei suoi bersagli. Poi, quando i miei figli si sentono in colpa per la propria debolezza, nell'essersi arresi alla tentazione, sperimentano un senso di bassezza che porta disperazione, tristezza e follia nelle loro vite. Figli miei, sarete sempre tentati a compiere il peccato.
La perfezione delle vostre anime è estremamente difficile da raggiungere e richiede un'enorme disciplina e determinazione da parte vostra. Se e quando cadrete vittime della seduzione del maligno e commetterete peccato, dovete immediatamente pregare di vero cuore e cercare di ottenere il perdono. La confessione regolare è un sacramento molto frainteso e solo attraverso la frequenza settimanale del confessionale che la vostra anima può rimanere in stato di grazia. Solo quando la vostra anima viene santificata in questo modo e per mezzo della preghiera quotidiana potete tenere a bada l'ingannatore. Se soffrite a causa del senso di colpa come conseguenza di un'azione peccaminosa, a prescindere da quanto grave sia l'offesa agli occhi del Padre mio, non agitatevi. Tornate indietro, aprite il vostro cuore e chiedete il perdono. Il senso di colpa è un sentimento negativo e, mentre serve quale forma di guida della vostra coscienza, non è salutare rimanere in questo stato. Chiedete le grazie attraverso la preghiera per conseguire la purezza d'animo richiesta per servirmi. La pazienza è importante. Non lasciate mai che il peccato vi allontani da me. Il senso di colpa non deve mai essere l'ostacolo nella ricerca della redenzione. Ricordate, figli, che a causa del peccato originale voi cadrete sempre vittime delle tentazioni del maligno e attraverso la preghiera, il digiuno e la devozione alla Santa Eucaristia che vi avvicinerete di più a me. Ciò richiede del tempo che deve essere riservato a questo fine. Andate ora, figli miei, e ricordate una cosa: non abbiate mai timore di tornare a me quando avete peccato. Non siate mai imbarazzati nel chiedere il perdono quando siete veramente tormentati dal rimorso. Ricordate anche che se non lo farete, attirerete l'ingannatore ancora di più. E la vostra anima sprofonderà nelle tenebre. L'oscurità attira il buio, la luce attira la luce, io sono la luce. Tornate a me ora e lasciate che il mio amore risplenda attraverso le vostre povere anime smarrite. Io vi amo così tanto, figli miei, che quando volgerete il vostro cuore verso di me, indipendentemente da quanto vi sentiate isolati, non sarete mai mandati via. Andate in pace e amore. Il vostro divino Salvatore, Gesù Cristo. La terza avvertenza è la preghiera di intercessione. Questo messaggio ci rammenta la preghiera di intercessione ed è datato 12 agosto 2011 dal titolo «I miei seguaci hanno ora ricevuto il dono dell'intercessione». Mia amata figlia, l'amore dei miei seguaci mi sostiene. Piango lacrime di gioia quando io sono testimone dell'amore dei miei seguaci, che ti attorniano e ti sostengono con le loro preghiere. Essi, figlia mia, attraverso il dono dello Spirito Santo, sono stati chiamati a proclamare la mia santissima parola al mondo mediante questi importanti messaggi. Se solo quelle altre anime che mi seguono e che sanno che io sto comunicando attraverso i vari veggenti aprissero i loro occhi e ascoltassero ciò che io ho da dire, allora le loro preghiere sarebbero di beneficio a quelle povere anime che non sono preparate per l'avvertimento. Il mio amore risplende in tutto il mondo attraverso i miei figli leali. La luce del mio amore, che traspare da loro,
sta producendo molte conversioni proprio in questo momento. Questo mese, sebbene i miei figli non ne siano consapevoli, milioni di anime sono state salvate grazie alla devozione dei miei amati seguaci. Essi, i miei preziosi figli, hanno seguito il mio comando in merito alla preghiera e alla devozione durante questo mese di agosto, il mese della salvezza delle anime. Di ai miei figli che la loro preghiera e il digiuno hanno suscitato molta felicità nel tenero cuore del Padre mio. Un'abbondanza di grazie ora scorrono sopra quelle anime care e pie, così che, da questo giorno in avanti, esse vengano investite di potere mediante il dono dell'intercessione in favore di tutte le anime perdute. Quanto bramo tenere ciascuna di loro tra le mie braccia, stretta al mio sacro cuore, affinché possa mostrargli quanto io le ami tutte. Così impavide, così leali e, nonostante le deviazioni peccaminose di quando in quando, così buone. I loro cuori e le loro anime ora sono pervase della mia compassione e lo Spirito Santo guiderà il mio prezioso esercito mentre marcia verso la vittoria, aiutandomi a rivendicare ancora altre anime. Il vostro amato e leale Salvatore, il Re dell'umanità, Gesù Cristo. Il nostro messaggio successivo, per quanto riguarda la preghiera e intercessione, è datato 23 aprile 2011, è intitolato «Promettete la vostra fedeltà alla mia divina misericordia». Mia amatissima figlia, è con gioia che i miei figli ora si rallegrano per la commemorazione della mia risurrezione. Quest'anno è importante, poiché segna il principio della nuova era dell'illuminazione che deve cominciare tra breve nel mondo. Il mio grande dono della misericordia porterà immenso sollievo ai credenti e creerà un senso di grande euforia tra quei non credenti che si convertiranno. Quando scopriranno la verità, sentiranno il cuore leggero e saranno pieni d'amore per Dio, il Padre Eterno, e per me, il vostro Divino Salvatore. Anche i non credenti, anche i non cristiani, capiranno la verità della mia esistenza. Questo finalmente produrrà un gran senso di gioia ed amore nel mondo. Tuttavia, è importante ricordare una lezione fondamentale riguardante l'avvertimento. Questo grande evento, durante il quale tutti voi non vedrete solo i vostri peccati come li vedo io, ma capirete la verità sulla vita che verrà, deve essere seguito dalla preghiera. Purtroppo, molte persone, in seguito, ricadranno nel peccato. Adesso è tempo di prepararvi per evitare questa situazione, pregando la coroncina della Divina Misericordia ogni giorno della vostra vita, prendendo l'abitudine di recitare questa potente preghiera, conserverete il livello di conversione e di fede che dilagherà in seguito nel mondo. Rallegratevi, pregate e ringraziate me, il vostro Divino Salvatore, per questa grande misericordia. Inginocchiatevi e rendete lode a Dio, il Padre, per il dono del mio sacrificio. La preghiera aiuterà ad attenuare l'impatto della persecuzione che seguirà da parte dell'Alleanza Globale nel nuovo mondo. Se un numero sufficiente di voi rimarrà fedele a me e ai miei insegnamenti e continuerà a pregare oltre che ricevere i sacramenti, potrà cambiare il corso degli eventi che ne deriveranno. Quanto è potente la mia divina misericordia. Moltissimi di voi ancora non capiscono il significato di tutto ciò. Trasmettere molti
Tristemente, molti non hanno mai sentito parlare prima d'ora. A quelli tra di voi che mi sono leali, io ora devo fare una richiesta particolare. Io non voglio vedere nessuno dei miei figli distrutto. Questo è il motivo per cui vi viene dato l'avvertimento. Esso mostrerà a ciascuno di voi, compresi gli scettici, quello che accadrà realmente durante il giudizio finale. Così, per la salvezza, per salvare ciascun'anima. Io desidero che voi impegnate il vostro dono personale per aiutarmi a conquistare le anime. Formate dei gruppi di preghiera alla Divina Misericordia in tutto il mondo ed usate questa preghiera per ogni persona a voi conosciuta che potrebbe essere in punto di morte, poiché se lo farete, io le garantirò la salvezza. Raccogliete ora il mio popolo, seguite il vostro Salvatore, pregate come non avete mai pregato prima d'ora e di conseguenza altre anime saranno salvate. Per quel tempo tutti faranno parte del nuovo mondo che io vi ho promesso, quando il cielo e la terra si fonderanno in una cosa sola. Questo glorioso futuro è per tutti voi. Piuttosto che avere paura di questo grande cambiamento, aprite le vostre menti, i cuori e le anime alla grande gioia a venire, unendovi come un grande e potente gruppo in tutto il mondo, in ogni paese, in ogni famiglia, in ogni chiesa e in ogni comunità. Voi farete una grande differenza. Le vostre preghiere aiuteranno ad impedire gran parte della persecuzione che avverrà come predetto. Quindi, per rispetto a me, il vostro sempre amorevole Salvatore, ora seguitemi. Io vivo in ognuno, in ciascuno di voi. Conosco ciò che si trova nei vostri cuori e nelle vostre anime. Offrendomi la vostra promessa di misericordia per i vostri fratelli e sorelle, riceverete delle grazie speciali. Il vostro Re della Divina Misericordia e Giudice Giusto, Gesù Cristo. La quarta avvertenza è la riparazione per il peccato, la preghiera e il digiuno. Questo messaggio è del Libro della Verità, datato 6 maggio 2011, ed intitolato «L'importanza del digiuno e del sacrificio». Mia diletta figlia, finalmente ti stai rendendo conto che senza di me non sei niente, e per mezzo delle mie grazie che voi ricevete la vita nel regno del Padre mio. Senza la mia presenza nella vostra vita, essa sarebbe sterile e priva di qualsiasi reale significato. O come vorrei che tutti i miei figli prendessero coscienza della vita che io posso portargli, specialmente attraverso il sacramento della Santa Eucaristia. Infatti, sarà solo quando mi ricevete nelle vostre esili anime, attraverso le divine specie del pane e del vino, che sentirete veramente il mio amore. Tale amore rafforzerà non solo la vostra anima, ma anche la vostra mente. La mia presenza vi eleverà fino a farvi diventare i miei veri seguaci. Un mio seguace che non mi riceve regolarmente attraverso questo santissimo sacramento sarà come un vaso pieno solo a metà. Avete bisogno del mio corpo e del mio sangue, che è stato versato per tutti voi, per riempirvi della mia vera presenza, poiché senza di questa non potrete trovare la vera forza per proclamare pienamente la mia gloria. Figli, dovete capire che la fede nella mia esistenza è solo una parte del vostro cammino spirituale. È molto di più ciò che voi avete bisogno di comprendere. Sarà solo attraverso il vostro rifiuto dei piaceri della carne
che sarete veramente soddisfatti. A causa del fatto che Satana controlla l'uomo attraverso le tentazioni della carne, voi dovreste negargli l'accesso a quei piaceri che potreste invece ricercare. Il digiuno è uno dei modi più potenti per liberare la vostra anima da Satana e dai suoi demoni. Pochissime persone al mondo si impegnano a fare questo sacrificio, eppure è così semplice e non danneggia la vostra salute. Un giorno di digiuno alla settimana vi porterà delle grazie speciali. Facendo dei piccoli sacrifici in mio onore, il vostro divino Salvatore, non solo salverete le anime, ma vi avvicinerete di più a me. Gli altri sacrifici con cui rinunciate ai beni terreni vi porteranno altresì più vicino al mio Sacro Cuore. La vita, figli miei, non dovrebbe essere tutta incentrata sulla ricerca di cose materiali, se queste sono in eccesso dai vostri reali bisogni. Accettando i bisogni elementari e dedicando il vostro tempo a me, proverete la vera contentezza. Non solo, ma per la prima volta nella vostra vita comprenderete il significato della vera libertà. Ricordate, Satana controlla l'uomo attraverso i desideri della carne, quali il cibo, i vestiti, il sesso, le case, le automobili, le vacanze, la vita lussuosa, la musica, l'alcol e l'idolatria delle persone famose. Riconoscendo che queste sono delle semplici illusioni, allora vi renderete conto che il vostro tempo sulla terra non dovrebbe essere sprecato in tali inutili occupazioni. Il vostro tempo sulla terra, figli, è solo una parte del vostro viaggio verso l'eternità. Un genere di vita differente continuerà per voi dopo la morte, a prescindere dal fatto che le persone credano o meno in Dio, il Padre Eterno. La loro anima esisterà anche dopo la morte. Cercate ora la luce, in modo che la vostra anima viva per l'eternità la vera felicità e raggiunga un'elevata posizione nel paradiso. Per conseguire questo livello di santità spirituale, vi prego di farvi dei sacrifici della carne, mentre siete ancora in vita sulla terra. Offrite inoltre tutte le sofferenze della vostra vita per le anime perdute, e raccoglierete le ricompense che vi aspettano nella vita che verrà. Il vostro Salvatore amorevole, Gesù Cristo. La quinta avvertenza. E guardatevi dall'umanesimo. Questo messaggio è tratto dal Libro della Verità datato 27 luglio 2013, dal titolo Guardate dietro la maschera dell'umanesimo e non troverete alcuna traccia di Dio. Mia amatissima figlia, è mio desiderio che tutti i miei preziosi seguaci preghino incessantemente per evitare il danno alle anime a causa della crescita dell'ateismo. L'ateismo non si manifesta sempre con evidenza. Molto spesso le persone che hanno deciso per una qualsiasi ragione di non credere in Dio ne creano un sostituto. L'uomo, a motivo della sua formazione, deve cercare una causa al fine di giustificare la propria esistenza. La maledizione dell'umanesimo sta nel fatto che esalta l'uomo agli occhi degli uomini. Tutto ciò che si deve fare, secondo gli umanisti, è quello di assicurare che le necessità dell'uomo vengano per prime. Molte persone confondono l'umanesimo con il cristianesimo. Se qualcuno proclama l'assoluta importanza dei beni materiali nella vita degli uomini al fine di evitare la sofferenza o la povertà, è facile supporre che questa sia una sua forma d'amore per il prossimo. Se dite che volete mettere fine alla povertà, alla disoccupazione e ad altre miserie, molti penseranno che voi stiate parlando nel nome di Dio. Guardate dietro la maschera dell'umanesimo e non troverete alcuna traccia di Dio, né sentirete menzionato il suo nome. Coloro che vivono le loro vite da umanisti non amano Dio. Essi amano solo loro stessi. Essi credono anche che tutto ciò che conti sia il benessere dell'umanità.
solitamente sotto forma di beni materiali, quale mezzo per conseguire un fine. Sebbene possa sembrare caritatevole l'essere visti prendersi cura delle necessità dell'uomo, voi non potrete mai sostituire Dio mettendo al primo posto i bisogni dell'uomo. Quando lo fate, voi insultate Dio. L'umanesimo, sebbene esteriormente presenti tutti i segni dell'amore verso Dio, non è ciò che sembra. Dietro la maschera dell'amore si nasconde l'egoismo. L'uomo morirà, il suo corpo tornerà alla polvere e la sua anima continuerà a vivere. Eppure, l'umanesimo vorrebbe farvi credere che l'uomo sia immortale. State attenti, allorché accettate l'umanesimo, poiché, se lo fate, taglierete da voi stessi ogni legame con me, il vostro Gesù. La sesta avvertenza è di rimanere saldi. Questo messaggio del Libro della Verità è datato 17 maggio 2013 e intitolato Il mondo si rallegrerà, poiché insieme alla mia Chiesa di Roma verranno abbattute le nazioni ebraiche. Mia carissima figlia, io ti rivelo in confidenza la mia pena ed il mio dolore, mentre rivivo ancora una volta l'agonia che ho sofferto nell'orto degli ulivi. In quel tempo il mio dolore, creato da parte del maligno, che mi mostrò le visioni del futuro, fu causato dal paganesimo che sarebbe dilagato sulla terra nel vostro tempo. Conobbi allora, proprio come si può vedere ora, l'odio che esiste nel mondo verso di me, Gesù Cristo. La mia sofferenza è aggravata dal fatto che l'umanità continua a non comprendere appieno il sacrificio che fu fatto da me in favore delle proprie anime. La mia crocifissione doveva salvare qualsiasi generazione, inclusa quella nel mondo attuale. Il mio dolore è grande in questo momento e la mia sofferenza si manifesta in te, figlia mia, e in altre anime vittime, in modo che io possa recuperare i più danneggiati tra di voi. Piango lacrime amare ed il mio cuore è ansimante mentre il peccato viene diffuso attraverso le leggi presenti nei vostri paesi, le quali indurranno le anime innocenti in tentazione. Costoro non solo crederanno che il peccato ora possa essere giustificato, poiché le leggi nei loro paesi li condonano, ma potranno addirittura essere accusati di infrangere le leggi della loro nazione se essi sosterranno la mia santa parola. Oh, come siete stati ingannati! Fino a che punto vi siete allontanati da me? Quanto mi offendete, quelli che hanno la responsabilità di proclamare la mia parola, mi ascoltino ora. Il vostro dovere è quello di proteggere la mia santa parola in ogni momento. Il vostro voto è obbedire alla mia parola e ai miei insegnamenti, così come erano contenuti nell'atto dell'istituzione della mia Chiesa sulla terra. Non dovete mai deviare dalla verità. Preparate le vostre anime, poiché presto sarete costretti, contro la vostra volontà, a rinnegarmi attraverso i sacramenti. Dovete stare attenti in ogni momento ai grandi cambiamenti che vi attendono. All'intera umanità io rivolgo la chiamata di rispondere alla mia voce, la voce della verità, la voce dell'amore, la voce del vostro Maestro. Presto voi mi vedrete. In quel tempo le ragnatele saranno state spazzate via dai vostri occhi e in seguito la verità diventerà chiara. Quando albeggerà il giorno della mia misericordia, voi saprete che la mia seconda venuta
avrà luogo subito dopo. E sebbene io desideri intensamente che tutti voi torniate a me, griderò di dolore per le anime che si perderanno lontano da me. Devo avvertire coloro che cercano di impedirmi di salvare le anime che io li punirò se dovessero continuare a sfidare la parola di Dio. Non mi riferisco a questi messaggi, anche se io sono rattristato che voi non mi ascoltiate, ma all'abolizione della mia santa parola nelle vostre nazioni. La luce combatterà l'oscurità. La luce di Dio vi tiene in vita. Le tenebre vi distruggono. La mia luce diventerà sempre più luminosa, finché la mia santa Eucaristia non sarà bandita. Allora essa svanirà. In quei giorni la mia Chiesa crollerà e sembrerà morire. Il mondo si rallegrerà, perché insieme alla mia Chiesa di Roma verranno abbattute le nazioni ebraiche. Questo sarà il più grande inganno che si abbatterà sull'umanità, e coloro che accetteranno questa forma malvagia di paganesimo saranno spazzati via nel diluvio. E poi, dopo le fiamme che dilagheranno sulla terra, la mia Chiesa risorgerà di nuovo, in tutta la sua gloriosa forma. Questo costituirà la fine per i peccatori che rifiutano la mia mano, ma l'inizio della vita eterna per quelli che mi amano. Il vostro Gesù. La settima avvertenza è l'adorazione. Questo messaggio, tratto dal Libro della Verità, è datato 12 giugno 2011 e intitolato «L'abbondanza d'amore durante l'adorazione vi rende più forti e più calmi». Mia amata figlia, i benefici ricevuti dai miei figli durante l'adorazione eucaristica sono potenti. Essi non solo vi provvedono le grazie per fare fronte alle sofferenze della vita, ma vi rendono più forti nel vostro amore per me, il vostro devoto e leale Salvatore. L'amore che viene riversato sulle anime durante l'adorazione viene dato in abbondanza. L'anima avverte l'ondata delle mie grazie in molti modi diversi. Il primo dono è quello della pace in essa. Sentirete tutto ciò immediatamente dopo aver completato il vostro tempo in stretta unione con me. Moltissimi dei miei figli si stanno negando i molteplici doni che io offro durante l'adorazione, quando trascorrete un'ora del vostro tempo dinanzi alla mia presenza sull'altare. Sebbene i cattolici siano consapevoli del potere dell'Eucaristia, molti non riconoscono la rilevanza di questo importantissimo tempo trascorso con me in contemplazione. Essi semplicemente ignorano questo dono, si annoiano nel dover trascorrere questo ulteriore tempo con me. Oh, se solo essi sapessero quanto questo li renderebbe forti, le loro paure e le preoccupazioni svanirebbero se soltanto essi mi tenessero compagnia in tranquilla ed intima riflessione. Se i miei figli potessero vedere la luce che avvolge le loro anime durante questa speciale ora sacra, si stupirebbero. Figli, è durante quest'ora che vi avvicinate moltissimo a me. È qui dove la vostra voce, le vostre suppliche, le vostre promesse d'amore per me vengono ascoltate. Figli, durante quel tempo vi sono donate molte grazie meravigliose, quindi vi prego, non ignorate le mie suppliche e trascorretelo in mia compagnia. Le ricompense vi renderanno liberi dalla preoccupazione, luminosi di cuore, mente ed anima.
con una maggiore calma in voi stessi. Quando mi riceverete durante l'Eucarestia, io riempirò la vostra anima, ma quando verrete a me in adorazione, io vi avvolgerò ad un punto tale che le cateratte del mio amore misericordioso satureranno la vostra mente, il vostro corpo e la vostra anima. Sentirete una forza tale che a sua volta vi produrrà una serena fiducia, difficile da ignorare. Ora venite a me, figli. Ho bisogno della vostra compagnia. Ho bisogno che voi parliate con me, quando la mia divina presenza è più forte. Io vi amo e voglio versare tutte le mie grazie su di voi, così che le vostre anime possano essere pervase dal mio sacro cuore. Il vostro amorevole Salvatore Gesù Cristo. L'ottava avvertenza è di non essere timorosi. Questo messaggio del Libro della Verità è datato 21 ottobre 2012. È intitolato «Non dovete permettere che la paura del futuro vi travolga, perché questo non è il mio desiderio». Mia amatissima figlia, molte persone che accolgono i miei messaggi si preoccupano inutilmente del futuro del mondo. Ciò è comprensibile. Essi non devono mai pensare che si debba lasciare tutto ed ignorare la vita quotidiana, trascurare il proprio lavoro, la propria famiglia o i propri cari, allo scopo di salvare le anime. Io, il vostro Gesù, mi prendo sempre cura dei miei. Non avete nulla da temere da me. Tutto ciò che vi chiedo sono le vostre preghiere per salvare le anime. Non dovete permettere che la paura del futuro vi travolga, perché questo non è il mio desiderio. Io, tuttavia, mi aspetto da voi che trascorriate del tempo in preghiera e in sacrificio, così come vi ho indicato in questi messaggi. Continuate a svolgere la vostra vita quotidiana, anche se la mia santa parola cambierà per sempre il vostro modo di guardare la vita. Voi non proverete più le stesse cose riguardo ai beni terreni, come invece li valutavate in passato. Sebbene continuino a far parte della vostra vita, non ne saranno più i padroni. Voi dovete ricordarvi che non potete servire due padroni, poiché c'è un solo Dio, che è Dio. Io non mi aspetto che i miei discepoli rinuncino a tutto per seguire me. Non mi aspetto che i miei seguaci si allontanino dalle loro responsabilità quotidiane per seguire i miei messaggi. No, tutto ciò che vi chiedo è il vostro amore. Dovete seguire le leggi di Dio. Vivete la vostra vita secondo i miei insegnamenti. Onorate i sacramenti. Mostrate amore per il vostro prossimo e pregate per le anime di coloro che non possono aiutarsi da soli. Andate in pace, sapendo che la mia misericordia è grande e il mio amore per l'umanità vincerà le opere della bestia e le terribili sofferenze che essa infligge a questo mondo. Restate nella pace, io vi benedico, il vostro Gesù. La nona avvertenza è di condividere il Libro della Verità. Questo messaggio del Libro della Verità è datato 11 settembre 2012. È intitolato «La nuova era sarà annunciata dalla mia seconda venuta. Il tempo rimasto è breve». Mia amatissima figlia, hai finalmente compreso la gioia della sofferenza quando essa è offerta con coraggio e con il libero arbitrio. Le anime salvate ti procurano delle lacrime di gioia, così come anch'esse sono piene di lacrime quando vengono salvate dal precipitare tra le fiamme dell'inferno. Sappiate che la mia missione è quella di salvare tutte le anime. Non dimenticate mai che mio Padre ha dato all'umanità l'armatura della grazia dell'immunità, necessaria per salvare le anime. Afferratela, poiché attraverso di essa
tutte le anime possono essere salvate. Pensate solamente al mondo meraviglioso che si apre di fronte a voi. Nessuno osserverà il lutto per qualche membro della propria famiglia che altrimenti si sarebbe perso tra le fiamme dell'inferno. Voi, miei seguaci, attraverso le vostre preghiere per salvare le anime, avete il potere di chiudere le porte dell'inferno. Non lasciate che alcun uomo respinga le mie parole. Non scoraggiate la gente dall'accettare la grazia dell'immunità, poiché io so che alcuni dei miei servitori consacrati stanno cercando di fare così. Qualcuno di essi lo fa per un malinteso senso del dovere, ma si sbaglia. Questa grazia dell'immunità è un dono da parte di Dio Padre. Voi avete il dovere, miei servitori consacrati, di trasmetterla ai figli di Dio per poter contribuire a salvare le anime. C'è tanto lavoro da fare per diffondere la mia parola, ma non resta tempo sufficiente. Andate, miei discepoli, compite la vostra missione per diffondere le mie litanie, specialmente la preghiera per la grazia dell'immunità. Andate e per giunta informate le persone in merito al sigillo del Dio vivente e all'indulgenza plenaria per il perdono dei peccati. Siete stati preparati, ora impugnate le vostre armi nel nome di Dio e aiutate me, il vostro Gesù, a salvare l'umanità. La nuova era sarà annunciata dalla mia seconda venuta. Il tempo rimasto è breve. Ricordate, abbiate completamente fiducia in me ed io vi libererò da preoccupazioni e paura. Tutto ciò che dovete fare è di abbandonarvi alla preghiera. Offrite le vostre preghiere per le anime e andrà tutto bene. Il vostro Gesù. Il seguente messaggio è datato 21 marzo 2012 ed è intitolato «Informa l'umanità che ogni cosa è ormai nelle mie santissime mani. Vengo da te questa sera, mia amatissima figlia, per informare l'umanità che ogni cosa è ormai nelle mie santissime mani. Io mi riferisco ai piani in corso da parte del gruppo mondiale che vuole controllare la vostra valuta, i vostri sistemi sanitari e la vostra sovranità. Non gli sarà permesso di controllarvi. Inoltre, la mano del Padre mio cadrà rapidamente qualora cercassero di farvi del male, figli. A tutti i credenti che possiedono il sigillo di protezione del mio eterno Padre, il sigillo del Dio vivente, non succederà nulla di male. Questa è la ragione per cui tu, figlia mia, devi assicurare che ora il maggior numero possibile di figli di Dio abbia accesso immediato adesso in ogni parte della terra. Le vostre preghiere, figli, sono state molto potenti e in particolare quelle di coloro che recitano tutti i giorni la mia crociata di preghiere, la mia coroncina alla Divina Misericordia ed il Santo Rosario. Esse hanno già ritardato e poi scongiurato una guerra nucleare, salvando milioni di anime dalle fiamme dell'inferno, così come hanno impedito molti terremoti. Non dimenticate mai che le vostre preghiere
sono la vostra arma più grande contro il male. Il vostro amore per me, Gesù Cristo, si è diffuso a motivo della vostra fedeltà nei miei confronti. Voi, figli, siete i miei discepoli di quest'epoca. Ed ora vi è stata concessa l'autorità e il dono dello Spirito Santo per diffondere la mia santissima parola. Per poter ricevere il potere dello Spirito Santo, voi dovete invocare il mio aiuto affinché possiate proferire la verità ogni qualvolta annuncerete la mia santa parola. La crociata di preghiera 39 ora vi viene donata affinché possiate camminare fra tutti i figli di Dio e aiutarli a preparare le loro anime per il nuovo paradiso e la mia seconda venuta. O Gesù, mio amato Salvatore, ti chiedo di ricoprirmi con il tuo Santo Spirito affinché io possa pronunciare con autorità la tua santissima parola per preparare i tuoi figli, tutti i figli di Dio, alla tua seconda venuta. Ti imploro, Signore Gesù, di concedermi tutte le grazie di cui ho bisogno, così da riuscire a raggiungere tutte le fedi, ogni credo e nazionalità, ovunque io vada. Aiutami a parlare con la tua lingua, a consolare le povere anime con le tue labbra e ad amare tutte le anime con lo straordinario amore divino che sgorga dal tuo sacratissimo cuore. Aiutami a salvare le anime tanto vicine al tuo cuore e permettimi di consolarti, caro Gesù, quando le anime perdute continuano a rifiutare la tua misericordia. Gesù, io sono niente senza di te, ma con il tuo generoso aiuto combatterò nel tuo nome per aiutarti a salvare l'intera umanità. Amen. Il mio esercito, sorto da questi miei santi messaggi, ha già raggiunto 700.000 anime. Aiutatemi a convertire molti altri figli di Dio, in modo che durante il tempo del giudizio non vada perduta una sola anima a causa di Satana. Vi manterrò forti durante tutto il periodo in cui eseguirete il vostro lavoro per me, figli. Vi amo, mia preziosa Chiesa rimanente, il vostro amato Gesù. Adesso uniamoci insieme in preghiera. Cominciamo con il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invocazione dei Santi. Madre della salvezza, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. San Giovanni Evangelista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santa Faustina, prega per noi. San Giovanni Vianney, prega per noi.
Santa Teresa d'Avila, prega per noi. Sant'Agostino, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. San Tommaso d'Aquino, prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, prega per noi. San Domenico, prega per noi. San Malachia, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Invocazione della Chiesa trionfante. Invochiamo tutti i santi angeli, gli arcangeli, i martiri e ai santi di Dio, lassù nel cielo, di unirsi a noi in queste preghiere e di agire come intercessori per noi e le nostre famiglie. Cominciamo chiedendo il perdono di Cristo. Gesù, perdonami, perché ho peccato. Gesù, perdona noi peccatori indifesi. Gesù, dacci i doni di cui abbiamo bisogno per rimanere fedeli a te. Preghiera della Crociata numero 96. Per benedire e proteggere il nostro gruppo della crociata di preghiera. O mio carissimo Gesù, per favore benedici e proteggi noi, il tuo gruppo della crociata di preghiera, così da diventare immuni dagli assalti malvagi del diavolo e da tutti gli spiriti maligni che potrebbero tormentarci in questa sacra missione per salvare le anime. Che possiamo rimanere leali e forti, mentre perseveriamo nel celebrare il tuo santo nome di fronte al mondo, e che non esitiamo mai nella nostra lotta per diffondere la verità della tua santa parola. Amen. Preghiera per Maria della Divina Misericordia. O Padre glorioso nel cielo, ascolta la nostra supplica e il nostro grido a te, oggi e ogni giorno. Benedici il profeta che tu ci hai mandato tanto amorevolmente per donarci le tue parole, il tuo avvertimento di misericordia, il tuo amore. Adornala abbondantemente con i 7 doni del tuo Spirito Santo, affinché possa adempiere tutto quello che le è stato detto e richiesto di fare. Lei non è nient'altro che una tra i miliardi di persone che tu hai scelto per aiutarci a conseguire la nostra legittima eredità. Guidala alla pienezza della tua grazia e all'adempimento della tua sacra scrittura. Per mezzo del sangue prezioso che tuo figlio ha versato, noi ti chiediamo, Padre onnipotente ed eterno, di benedirla e di rinforzarla finché non sia tutto compiuto. Amen. Preghiera della Crociata numero 33. La preghiera del sigillo del Dio vivente. O mio Dio, Padre mio amorevole, accetto con amore e gratitudine il tuo divino sigillo di protezione. La tua divinità avvolge il mio corpo e la mia anima per l'eternità. Io mi inchino in umile ringraziamento e ti offro il mio profondo amore e la mia fedeltà, mio amato Padre. Ti supplico di proteggere me ed i miei cari con questo sigillo speciale e impegno la mia vita al tuo servizio per sempre. Io ti amo, caro Padre. Ti consolo in questi tempi, caro Padre. Ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo figlio, in espiazione dei peccati del mondo e per la salvezza di tutti i tuoi figli. Amen. La preghiera a Gesù da recitare ogni giorno. O mio prezioso Gesù, accoglimi tra le tue braccia e lascia che la mia testa si posi sulle tue spalle,
così che tu possa sollevarmi al tuo glorioso regno quando sarà il momento giusto. Lascia che il tuo prezioso sangue scorra sul mio cuore, così che possiamo essere uniti come uno. Amen. Preghiera per la chiave del nuovo paradiso. Caro Padre, sono io, il tuo figlio perduto, che così confuso e cieco, senza il tuo aiuto e il tuo amore, non sono nulla. Salvami attraverso l'amore di tuo figlio, Gesù Cristo, e donami la chiave del tuo nuovo paradiso sulla terra. Amen. Crociata di preghiera a tema. Preghiera della crociata numero 22. Al clero cattolico per sostenere gli insegnamenti della Chiesa cattolica. O mio amato Gesù, tienimi forte e accendi la fiamma del mio amore per te ogni momento della mia giornata. Non permettere mai a questa fiamma d'amore per te di tremare o morire. Non permettere mai di indebolirmi per la presenza della tentazione. Concedimi le grazie necessarie per onorare la mia vocazione, la mia devozione, la mia lealtà e per sostenere gli insegnamenti della Chiesa Cattolica tradizionale. Ti offro la mia fedeltà in qualsiasi momento. Io prometto il mio impegno per combattere nel tuo esercito, così che la Chiesa Cattolica possa sorgere un'altra volta nella gloria, per accoglierti, caro Gesù, quando verrai di nuovo. Amen. Preghiera della crociata numero 28, per l'unificazione di tutte le chiese cristiane. O Dio Altissimo, ci inginocchiamo dinanzi a te per supplicare l'unificazione di tutti i tuoi figli nella lotta al fine di preservare le tue chiese cristiane sulla terra. Non lasciare che le nostre differenze ci dividano in questo momento di grande apostasia nel mondo. Con il nostro amore per te, caro Padre, ti imploriamo di concederci le grazie per amarci l'un l'altro nel nome del tuo diletto Figlio, il nostro Salvatore Gesù Cristo. Noi ti adoriamo, ti amiamo, ci uniamo a lottare per avere la forza di conservare le tue chiese cristiane sulla terra nelle prove che potremo affrontare negli anni a venire. Amen. Preghiera della crociata numero 38. Preghiera per la salvezza della Chiesa Cattolica. O Beata Madre della Salvezza, per favore, prega per la Chiesa Cattolica in questi tempi difficili e per il nostro amato Papa Benedetto XVI, per alleviare la sua sofferenza. Noi ti chiediamo, Madre della Salvezza, di ricoprire i servitori consacrati di Dio con il tuo sacro manto, affinché ricevano le grazie per essere forti, leali e impavidi durante le prove che affrontano. Prega anche perché si prendano cura del loro gregge in conformità con i veri insegnamenti della Chiesa Cattolica. O Santa Madre di Dio, concedi a noi, la tua Chiesa rimanente sulla terra, il dono del primato, così che possiamo contribuire a condurre le anime verso il regno di tuo Figlio. Ti chiediamo, Madre della Salvezza, di tenere l'ingannatore lontano dai seguaci di tuo Figlio, mentre cercano di proteggere le loro anime, in modo che siano degni di entrare dalle porte del nuovo paradiso sulla terra. Amen. Preghiera della crociata numero 53. Preghiera per la Chiesa Cattolica. O Dio Padre, nel nome del tuo diletto Figlio, ti supplico di concedere la forza e le grazie necessarie per aiutare i sacerdoti a resistere alla persecuzione che subiscono. Aiutali ad aderire alla verità degli insegnamenti di tuo Figlio, Gesù Cristo, e a non cedere mai né a indebolirsi o sottostare alle falsità riguardo all'esistenza della Santa Eucaristia. Amen. Preghiera della crociata numero 158. Proteggimi dalla religione mondiale unitaria.
Caro Gesù, proteggimi dalla nuova religione mondiale unitaria, la quale non ha origine da te. Sorreggimi nel mio cammino verso la libertà, lungo la via del tuo santo regno. Conservami in comunione con te, ogni qualvolta io vengo tormentato e costretto ad ingoiare le menzogne che vengono diffuse dai tuoi nemici per distruggere le anime. Aiutami a resistere alla persecuzione, a rimanere fermo nella vera parola di Dio, contro le false dottrine e gli altri sacrilegi che io potrei essere costretto ad accettare. Attraverso il dono del mio libero arbitrio, portami nel dominio del tuo regno, per consentirmi di stare in piedi e di proclamare la verità quando essa sarà dichiarata una menzogna. Non lasciarmi mai vacillare, esitare o fuggire in preda alla paura di fronte alla persecuzione. Aiutami a rimanere saldo e risoluto riguardo alla verità fino a quando sono in vita. Amen. Preghiera della crociata numero 163. Salvaguardami dalla persecuzione. O Gesù, preservami dal dolore della persecuzione nel tuo nome. Rendimi caro al tuo cuore. Liberami dall'orgoglio, dall'avidità, dalla malizia, dall'egoismo e dall'odio nella mia anima. Aiutami ad arrendermi sinceramente alla tua misericordia. Porta via le mie paure. Aiutami ad alleviare la mia pena e sottraimi da ogni persecuzione, così che io ti possa seguire come un bimbo, nella consapevolezza che tutte le cose sono sotto il tuo controllo. Liberami dall'odio mostrato da tutti coloro che proclamano di essere tuoi, ma che in realtà ti rinnegano. Non permettere alle loro lingue taglienti di fragellarmi o alle loro malvagie azioni di distogliermi dalla via della verità. Aiutami a concentrarmi solo sul tuo regno prossimo, a venire e a perseverare con dignità contro gli insulti che io potrei patire in tuo favore. Portami la pace della mente, la pace del cuore e la pace dell'anima. Amen. Il Santo Rosario. Preghiera prima del Rosario. O Regina del Santo Rosario, tu che ti degnasti di venire a Fatima per rivelare ai tre pastorelli i tesori della grazia celati nel Rosario, ispira al nostro cuore un amore sincero per questa devozione, affinché, meditando sui misteri della nostra redenzione, che sono richiamati in esso, possiamo essere arricchiti dai suoi frutti per ottenere la pace nel mondo, la conversione dei peccatori, la conversione della Russia e le grazie che ti chiediamo in questo rosario. Intenzioni della preghiera. Preghiamo che i sacerdoti e i religiosi rimangano fedeli agli insegnamenti di Gesù Cristo e abbiano il coraggio di opporsi ai cambiamenti nella Chiesa. Per il discernimento dei figli di Dio, in modo che non possano cadere preda del padre della menzogna. Per la protezione di Maria, della Divina Misericordia e della missione della salvezza. Offriamo anche, con questo breve momento di silenzio, tutte le nostre intenzioni personali. Noi chiediamo questo per la maggior gloria di Dio, per il tuo stesso onore e per il bene delle anime, in particolare per le anime dei nostri cari. Amen. I misteri gloriosi. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Primo mistero glorioso, la resurrezione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre della salvezza, prega per noi. Secondo mistero glorioso, l'ascensione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre della salvezza, prega per noi. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre della salvezza, prega per noi. Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria in cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre della salvezza, prega per noi. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Madre della salvezza, prega per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, che saremo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Preghiera dopo il Rosario. O Dio, il cui Figlio unigenito, per la sua vita, morte e risurrezione, ci ha guadagnato la ricompensa dell'eterna salvezza, concedici, ti supplichiamo,
che mentre meditiamo su questi misteri del Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria, possiamo imitare quello che contengono e ottenere quello che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Memorare. Ricordati, o Piissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, Vergine delle Vergini, a te vengo e peccatore contrito innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami, propizia ed esaudiscimi. Amen. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del diavolo. Ti preghiamo supplichevoli, comandi su di lui Dio. E tu, principe delle milizie celesti, con la forza divina, ricaccia nell'inferno Satana e tutti gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo a rovina delle anime. Amen. Preghiere per l'intenzione del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera della crociata numero 96. Per benedire e proteggere il nostro gruppo della crociata di preghiera. O mio carissimo Gesù, per favore benedici e proteggi noi, il tuo gruppo della crociata di preghiera, così da diventare immuni dagli assalti malvagi del diavolo e da tutti gli spiriti maligni che potrebbero addormentarci in questa sacra missione per salvare le anime, che possiamo rimanere leali e forti mentre perseveriamo nel celebrare il tuo santo nome di fronte al mondo, e che non esitiamo mai nella nostra lotta per diffondere la verità nella tua santa parola. Amen. Che il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Thank you.